Dolcetto o scherzetto? No, pacchetto. La telecronaca di oggi è bipolare. Una prima parte euforica, entusiastica, un po' dietrologica, insomma, non si sa chi è forte, chi insegna a chi e quale umiliazione stia per andare in onda per l'uomo insicuro, debole di testa, cioè Lorenzo, mentre quello strano di testa, un po' psycho così, stoner, si stende, quindi non viene, non si infierisce, però viene insomma un po' ignorato. Non ho capito bene la faccenda di Lorenzo, che dopo tre giri che decide insomma di partire a raggiungere Rossi, da quel momento secondo il conduttore dovrebbe essere tutto più facile per lui a livello di riferimenti. In realtà Lorenzo ci mette un giro e passa, dopo un giro gli ha già dato 7 decimi e alla fine il vantaggio rischia di diventare a doppia cifra. Quindi non si capisce bene quali sarebbero i vantaggi che avrebbe dovuto ottenere stando dietro a Rossi. Da quel momento in poi la telecronaca diventa più morbida, quasi spenta, se posso dire. Le attenzioni sono alte. C'è giusto un minutino mediatico per massacrare, appunto, sì, per un massacro mediatico di Ceca che evidentemente passa dal guidare un carrello della spesa a una moto vera, senza tenere poi conto del fatto che aveva provato poco, aveva provato sul bagnato, insomma, probabilmente è anche fuori forma, insomma la giornata dice che è nerissima, però non ce la si può cavare in questa maniera. Il colpo di genio finale del collegamento con Ceca è quando gli fanno notare, visto che ci sono più sorpassi che in Superbike. Vabbè. Lorenzo viene precazziato per il festeggiamento lunare, neanche mia madre mi faceva i rimproveri così in anticipo per una cosa che non aveva ancora fatto. Poi in effetti lo spagnolo il festeggiamento lo fa, è anche un po' ripetitivo, ma tanto non andrebbe bene comunque. I festeggiamenti in TV, almeno da noi in Italia, dipendono un po' da chi li fa. Cioè, non so se il giudizio non è uguale. Nella trasmissione del dopogara, che è la parte che ormai preferisco, imparo che Lorenzo è un insicuro, per trovare la fiducia oggi ha bisogno di vincere per forza, altrimenti un frustrato, un debole, eccetera. Io direi che 8 vittorie quest'anno, un mondiale vinto in anticipo e l'affermazione di oggi con 9 secondi di vantaggio dovrebbero tranquillizzarlo abbastanza dal punto di vista psicologico. L'inviato è evidentemente in scadenza di contratto, gli fa notare che insomma era un po' che non vinceva, e quell'altro gli diceva: sai, nel frattempo io ho vinto un titolo, male che ho fatto quarto, oggi direi che è andata bene, che dici tu? Non ti basta? In effetti. L'esperto in studio è come Fonzie di Happy Days, il conduttore gli chiede, perché sai, la gente deve capire, la preoccupazione è questa una volta tanto: chi è più forte fra Lorenzo e Rossi? Il conduttore è come Fonzi, non riesce a dire che quest'anno Lorenzo è più forte. Sai, una volta vince l'uno, una volta vince l'altro, in realtà dice 8 volte ha vinto uno, 2 volte ha vinto l'altro, direi che sono pari. Come pari? Poi c'è il colpo di genio, sai, è una questione di pacchetto, sai, le moto è uguale, le gomme sono uguali, non si può dire che uno prende e paga, è il pacchetto. Allora, la risposta però non è soddisfacente, allora lo chiedono anche a De Angelis. De Angelis, chi è più forte? Sai, Lorenzo ha 28 volte, Rossi 2, direi che quest'anno non c'è storia. Però il pacchetto è importante, anche io, sai, ci tengo. E poi comunque l'anno prossimo è un'altra cosa. Grazie, l'anno prossimo, cosa c'è? Però ancora non è soddisfacente. Allora, a livello mentale chi è più forte? Gli chiedo. Redding dice, sai, a livello mentale quest'anno è più forte Lorenzo. Ah, porca miseria. Allora tocca chiederlo a Florenzano. Florenzano, che è uno che insomma dice sempre quello che gli passa per la testa, dice: sai, se si corresse altre 5 volte, Lorenzo vincerebbe altre 5 volte. Porca miseria, quindi chi è più forte? A questo punto ci manca solo che chiedano chi è più forte a calcetto o a scacchi per avere la risposta che vogliono. Insomma, una volta capito che Lorenzo quest'anno almeno è più forte, un po' si inizia a parlare dell'anno prossimo, che non sarà uguale, poi si rendono conto che in effetti è un po' inutile. Allora, cioè, viene tirato fuori il pacchetto, come se uno fosse una cosa che uno si sveglia nel motorhome la mattina e la trova, il pacchetto, che insomma quello di Lorenzo è più buono. Sembra invece che Rossi abbia lottato tanto per portarsi in Ducati il pacchetto, sia i tecnici, Jeremy Burgess, per cercare di ricomporre il famoso pacchetto, quindi che quello che ha al momento non sia così male. Vabbè, pacchetto. C'è un argomento che non viene toccato, che secondo me bisognerebbe a cui bisognerebbe dedicarci qualche istante. Dovizioso dice apertamente che Simoncelli è uno che a volte è scorretto, entra a vanvera. Lui ha paura di Simoncelli non tanto per chissà cosa, quanto perché il pilota della Honda, suo collega, entra un po' a vanvera, è uno pericoloso. Però Simoncelli non si tocca, evidentemente non è il caso di parlarne. Sarà anche qui una questione di pacchetto.